leggere in inglese ai vostri figli? E già quando sono nel pancione. Sì, perché intorno al settimo mese di gravidanza i bambini sviluppano tra i vari sensi l'udito. Pertanto occorre parlargli molto, farli ascoltare e attraverso la nostra voce, musica, quindi canzoncine, raccontare storie, recitare poesie, filastrocche, farli ascoltare tanta musica. E la lingua non è altro che un insieme di suoni. Pertanto già quando il bambino è ancora nel pancione, io vi consiglio di fargli ascoltare le nursery rhymes. Quindi ci sono dei libri anche con i tasti in cui potete leggere o prima di leggere anche apprendere, imparare bene la pronuncia ascoltando e poi leggendo al bambino. E poi c'è un libro tipo questo, Quiet Time Music Book, con dei tasti in cui potete far ascoltare la musica e potete leggere al pancione, poi anche al neonato, e la storia descrivendo, quando è ancora piccolino, tutte le immagini che ci sono nel libro. Quando il bambino ha pochi mesi, intorno al quarto quinto mese, è possibile dare a lui leggere insieme Black and White Books of Flashcards, dei libri in bianco e nero, perché attraverso il contrasto essi potranno distinguere bene le immagini. Successivamente, anche dal sesto mese, ecco Touchy Feely, come questa serie That's Not My Llama, che sono dei libri tattili, quindi multisensoriali, guardano delle immagini molto colorate, la vista, ascoltano dalla vostra voce il racconto del libro, ciò che voi descrivete, e possono poi toccare, quindi il tatto, queste parti, insomma piccole parti del corpo degli animali in base alla serie, e essere stimolati a livello sensoriale. E poi vi consiglio di trascorrere un tempo di calma, di relax, e non dimenticare prima della nanna di rilassarvi con la lettura di un bel libro.